ci sono giorni delle altezze della situazione e che non so mai, non sono troppo attaccati. Io capisco tutto quanto, però fammi via per culo stamattina, non ci sto. Cioè io subisco tutto, perché cioè, capisco la squadra, però esce dal campo, quello gli dà il bacetto a Boriello, non ci sto. Esci dal campo, ennesima riprova, va a fare intervista a Roma Channel, no, perché i tifosi devono soffrire. Ma che c'è? Cioè, ma che mi devi imparare a soffrire a Roma? Io cioè, non capisco tutto quanto. Quanta pena stasera, c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti alla mondo dovevo soffrire. Mentre devo sto di, che io penso proprio che sia così. Ma che si vede nei giocatori? Io dico, questi hanno l'occhio foderati di prosciutto proprio. Certo, con tutti i miliardi che pieno, che gli possa cascar cuore per terra. Hanno fatto a questo momento, in questo momento a Napoli c'è 60. Sì, ma questo non è colpa della Roma. Hanno passato ancora, c'erano sempre una sessantina, vedi dove stava la Roma. Stanno è veramente in campionato schifoso, questa è la verità, un campionato schifoso, perché quando ho detto di là, io è una squadra dei fenomeni, ma quale squadra dei fenomeni? Siamo felici, siamo contenti, ma attenzione perché la Lazio a volte no, perde questa concentrazione, che non posso pensare che la Lazio, dopo che sapeva che ha rischiato tantissimo, dopo che Klose rilancia la Lazio, dopo che la rimette in careggiata dopo gli errori, poi rifà un altro errore, e allora è colpa nostra. Questa non è, questa non lo dico, ma è meglio il puro scambiare una maglia uno che io non so, però come cazzo, perché porcaccia troiona, l'ho detto io 10 minuti fa, questo non dimo, ma perché dovete dire questo non dimo? E porco... non sto dicendo di te. Sì, io no, però sai, stai a parlare con noi e adesso chiunque siamo l'abbia fatto, insomma, se non ci arriva, se uno che fischia a un minuto di silenzio, deve prendere colpa della coscienza, ma di che dobbiamo parlare, cioè, che gli dobbiamo spiegare? No, a me è una cosa che fa veramente male, guarda, insomma, quasi da ultra, insomma, capito, andargli addosso e andargli a dare botte, insomma, roba del genere, guarda. Una merda di calcio in una merda di paese. La sintesi è questa. Ciò nonostante, ritornando a tutto quello che stavamo analizzando, la Roma deve andare a Lecce, indipendentemente da chi scenderà in campo, e prendere 3 punti. Basta, finita la storia. Delle ascoltatrici un po' particolari, una su tutte è la splendida Anna Rita. Anna Rita e Jacopini, perché? Sono bella, com'è? Buona! Perché è una di quelle tifose storiche. Io dico che se ci fossero 20.000 Anna Rita allo stadio, noi vinceremo la Coppa dei Campioni. Anche perché è più una persona che veramente grandissima razziale, a tal punto che un giorno è vero, fece cambiare una notizia al TG. È TG3, ho cambiato il TG3 in corso. Loro si erano sbagliati, avevano ricordato le squadre di appartenenza di Fiorini, tranne la diciamo, Lazio. Si erano dimenticate la Lazio e ho quasi, telefonato. E lei chiamò subito la redazione del TG e la sera annunciarono questa notizia che appunto Fiorini sta a parlare di me, fa corri. Per far capire la forza di Anna Rita e la lazialità di Anna Rita, ti dico solo che lei ha un bar che quando entra qualche romanista che poco, ma lei proprio. Non dico con caccia, ma poco che manca. Dico la mia senza mezzi termini, io dico basta. Basta, per me quest'anno è finita così. Prato, onoro ogni anno da finché c'era l'abbonamento ad oggi. Ho 40 anni e non ho mai mancato una partita allo stadio se non per motivi strettamente personali.
l'ho sempre fatto, da oggi dico basta. Oggi io dico basta come tifoso, a me non mi vedono più fino al prossimo anno e vediamo quello che succede, è sempre Forza Roma. Un abbraccio, grazie, grazie a te Flavio. Questo sento tutto il giorno perché proprio quando lo spengo pure lo voglio cambiare. Dopo un po' mi manca la Roma, è come se fosse una tossicità. C'è presente, tu sei tossico del caffè e delle sigarette. Pensi mi sono levato il vizio delle sigarette, mi sono levato il vizio da mangiare tanto, bevo pochissimo vino, mi sto a controllare su tutto, l'unica cazzo di cose non riesco a controllarmi è sta Roma. E poi questi non si rendono conto, dice ma noi siamo professionisti. Ho capito, ma allora che vuol dire essere professionisti, che devi rubare i soldi? Ma noi ci mettiamo il cuore, a me mi ha rovinata la settimana, litigo con mia moglie, non posso, posso parlare con nessuno e mi incazzo, ce litigo. Rischio di andare in galera e tu mi venghi a dire a me che mi frega che sono professionista. Ma tu come la pensi sta cosa? Siete una radio romana, cioè noi siamo una radio che parte da Roma, ma diamo dimostrazione, amici ascoltatori, che fortunatamente, insomma, penso anche per un orgoglio romano, che si può fare, si può editare una trasmissione giornalistica, una radio giornalisticamente un po' al di sopra delle parti, anche essendo dentro il grande raccordo anulare e con orgoglio dentro il grande raccordo anulare. Allora, se ci fate la cortesia, ci mandate degli sms e ci dite dove ci vedete e ci ascoltate, così magari facciamo capire a qualcuno qua che non è che ci rintaniamo nelle nostre 4 ore, 5 ore, 6 ore, Roma e Lazio, Lazio e Roma, Roma e Lazio, anche perché la gente penso che si rompa pure un po' le palle ascoltare sempre tutti i giorni la stessa pappa. Lo so, infatti ti attaccavo il telefono perché volevo sentire, mi sono commossa. E certo, mi sono commosso, sto stronzo, ti posso dire una cosa? Ieri pure a parlare con te, mi commuove, sto stronzo, guarda, voglio bene, io. Gli perdono pure che non mi risponde al telefono, guarda che non risponde mai, è un orso, però io voglio bene a Guido, madonna, guarda, mi ha fatto piangere, mi ha fatto, mi manda il messaggio, mi ha fatto piangere, vabbè, ciao. E dividi, poi succede che mi chiamano tutti. Io sono estremamente arrabbiato, lo dico sempre, preoccupato. Anche ieri c'era un torneo di ragazzini piccoli qui in un circolo dove sono socio, e tu, io intervisti questi ragazzini, li domandi di che squadra sono, li domandi in classe loro, cioè i razziali non esistono più, quindi a parte che mi domando tra 20 anni che andrà allo stadio, perché nelle scuole elementari e medie su 20 ragazzini 16 sono romanisti e degli altri 4 sono 2 juventini, 2 razziali. Vabbè, cioè, siamo non riesco a capirla questa cosa, ma non è bello quando tu puoi far go e farli gelà. Se io penso che come a te, io ce perché io forse sarò proprio, io godo proprio, io vedo una curva in festa e falla sta zitta, per me penso che è il massimo. Ovviamente tu ci stai aspettando, tu gli fai gol in diagonale e si gela. Non ha trovato il pallone, è andato proprio sul giocatore, dai. È stato eccezionale Close nell'anticipare. Detto, ragazzi, su, dai, che te protesti. È rigore, espulsione, punto, finito. Non c'è. Che vuoi protestare? Voglio dire, di fronte a Razzi, ma che vuoi protestare? È rigore, espulsione, rigore, purtroppo lei, capita. Ha speso la gara. Ragazzi, ancora tantissimo tempo prima che questo calcio di rigore venga battuto. Io c'ho, a me mi pia qualcosa. A me, io lo dico, Marco, saluto tutti. Te lascio la macchina. Fernanes contro Lobot. Mamma mia.
al gol, che va a fare una stronzata in allenamento, fa un corpo di tacco e se via un mezzo strappo alla parte inferiore della coscia, sta fermo due mesi, tre mesi quasi. Cioè l'unico che fa gol non se lo rompevo. L'unico che è forte in difesa ci cioè si rompe il ginocchio con una partita amichevole in Sud America. L'unico che è forte a centrocampo c'è cioè se gli ha la pubalgia, c'è i coglioni e gli si gonfiano. Ma roba davanti, ma roba, guarda veramente. Sembra... Allora io dico Roma, è la città del Vaticano, giusto? C'è Sar Vaticano a Roma, c'è Sar Papa dentro al Vaticano, c'è Sar Papa. Ma sto cazzo di Papa, ma vuole fare la preghiera per aiutare sta Roma che non biscia per niente, gli succede tutte le disgrazie a loro. Ma come cazzo è possibile che tutto contro la Roma se ne metta? Ore di calcio, era una cosa stranissima, ma è un talk show e guadagnano, non noi chiaramente, ma gli editori, come, beh, questo come al solito, e guadagna tantissimo l'editore. Dice, ma allora che cosa bisogna fare? E lì è cominciato a proliferare questo mondo delle radio. E, tant'è che comunque poi tutti, chi di meno, chi di più, comunque tutti quanti hanno fatto fortuna, fra virgolette. Nel senso che anche il più scadente, il più... scadente, sottolineo, poteva andare in radio e dire cinque cose sulla Roma o sulla Lazio e aveva, se non un successo come il nostro, che ancora è imbattuto dopo 20 anni, però aveva una sua, come si dice, una sua clientela, li chiamava Gragnotti i clienti, un suo seguito, insomma, dei suoi tifosi, diciamo. E questo è così. Perciò nasce intanto per la passione sviscerata dei tifosi della Roma, quando si sente parlare di Roma si fermano. Dove stanno si fermano. E poi nasce proprio per un indotto che gli editori hanno visto essere notevole. Infatti tanti editori a Roma hanno provato a portarla, ad esportarla anche fuori. C'è una radio romana che ha provato a fare dei ponti con altre città, con Milano, con Cagliari, eccetera, ma insomma non è la stessa cosa, è proprio un DNA romano. Che te voglio dire, fio mio? A Roma quest'anno la lasci come... No, come una dure cazza, come una sbardellata che ogni tanto ce vai così, scherzando e ridendo. Ma non è un amore, quest'anno non può essere amore. Ce l'hai nel cuore, ma soffri. Come se la dure cazza va con tutti. Gli vuoi sempre bene, ma una mignotta. È così a Roma quest'anno. Per esempio, il romanista quando perde si incavola e discute al bar, il laziale abbandona un po' il calcio, dice vabbè, ma a me non mi interessa tanto. Quando vince invece ti massacra, perché riviene solo, capito? Invece il romanista nella sorte cattiva o bella è più spaccone. Sì, abbiamo perso, però siamo più forti di tutti, sai che è spicciola come cosa. Perciò qui ci vuole veramente uno che ci capisce di psicologia, perché io non so perché succede questa cosa, però è così, questa è la foto. Strano. E Napoli passa avanti. Comunque sì, e poi ti porto e poi ti porto il caffè che stai a sognare. Guarda, ma, il caffè. Ma guarda che domani il Napoli con chi gioca? Con Catania. Ma sai con la... Oh! È in casa. Ve fanno vincere da tutte le parti, sei diventati la Juve degli anni 80, peggio da Roma. Mamma mia, come rubate. Ah sì, no, che mi importa a me del Napoli.
Sì, in te porta. Adesso però come sai pure che mi superi. Tutte così so. A me invece mi importa. No. A me mi interessa solo, non mi interessa il terzo posto, a me mi interessa solo arrivare sopra la Roma. Viene pare Carolo va contro Corese. E quando canta le gozze risente. Sì, è vero fiume che tu dai la pace. Fiume affadato fa me la trovare. Come romano sono abituato a sapere che nella storia della mia città ci sono persone come Attilio Regolo. L'aveva promessa e è tornato indietro per farsi ammazzare. Allora le promesse dentro l'accordo si mantengono. Mantenessero le promesse. Hanno detto che se ne sarebbero andati. Aria, che dei chiacchieroni ce ne so troppi in giro. Grazie, chi è la colpa? Perché non conosco le cose. Però mi spiegate come mai noi so 4 anni che ogni anno se mangiamo 1-2 allenatori a mano. Quanto stanno? Penso sia rimane alla fine. Adesso metti le frasi. Può fare la Roma, sì, tanto ce l'ha spiegato e ce l'ha fatto vedere in tutta questa stagione. Una volta può essere up, un'altra volta può essere down, un su e giù, il famoso sindrome, la famosa sindrome dello yo-yo. Fare poche chiacchiere e soprattutto molti più fatti, perché la stagione è andata come è andata. Cerchiamo almeno di salvaguardare con Baldini, e sono contento che Rosella Terzi sarà andato. No, ma questo è un altro tipo di discorso. Vuoi dire qualcosa di intelligente? Sì, c'è però. Ecco, benissimo. Allora fai una cosa, chiamata da un'altra parte per dire cose intelligenti. Tutti i giorni, dietro al telefono, a provare di qualche cazzata, poi qualche volta ci riesci, qualche volta ti daniamo, stacchi, fai, eccetera, poi io devo parlare di domani, le solite cose, ma non t'annoi. Non hai una finestra in un piano alto dove far seguito a quello che tutto lo studio pensa di te. Ammazzate, dai, andiamo avanti, pronto? Pronto? Ma io sono chiaro, non so un ipocrita. Sì, no, perché... Ma a me che mi frega si sta ammazza, scusa, beh. Grazie per la tua telefonata. Io una riflessione su questa cosa la faccio, ovviamente, nel senso che credo che i giornalisti che scrivono di Roma siano molto più faziosi di quelli che scrivono o parlano di Lazio. Però ti dico, credo che il mestiere del giornalista sia quello di essere diciamo più come sono quelli filolaziali che come sono quelli filoromanisti. C'è un grosso male che attanaglia la comunicazione a Roma, e questa cosa noi lo sappiamo, ci attira tante antipatie, ci attira tante suscettibilità che evidentemente vengono toccate. Però il giornalismo ormai è diventato lobbistico. Se sei legato a qualcuno, se hai un certo cognome che pesa in maniera specifica più degli altri, fai un certo tipo di strada. Vorrei che si sottolineasse l'assoluta
libertà della nostra linea editoriale che non ha mai sposato a prescindere niente e nessuno. Ho scritto proprio che nella mia filosofia di vita non esiste il consenso preventivo per partito preso, no? Cioè tu hai sempre ragione o io ho sempre torto. E gli altri sono poco professionali anche in maniera sfacciata, e sinceramente se io fossi il loro direttore gli direi, gliene direi quattro, gliene direi, sempre che il direttore non è da Roma, quindi passa tutto in cavalleria. Però c'è un altro aspetto pure, qui non si tratta di fare razziali, a volte si tratta soltanto di riportare i fatti come sono andati, perché e invece noi a volte c'è un eccesso diciamo sì, di, no? Per cui non si dice neanche la verità, nel senso che c'è quasi pudore, no? Cioè, ma non è che se tu dici la verità se vengono a bollare, ah, quello è da Lazio, allora il servizio non è valido, perché non mi sembra che con l'altra sponda nessuno fa niente del genere. Una domanda che sembrerà un pochino volgare alle orecchie dell'educante all'ascolto: le rode un po' il culo a lei o sono l'unico tifoso romanista che ha passato beatamente con la famiglia questa domenica, ma che pensava, sportivamente parlando, a come è miseramente terminata questa stagione? No, io vorrei condividere questo stato d'animo, perché io leggo, respiro un eccesso incredibile di lassismo e di egoismo. Mi rode tantissimo. Meno male. Che delusione. Che delusione, ragazzi. Però l'impressione è che proprio sono situazioni. Comunque, una cosa bisogna dirla. Forza Roma, forza Lupi. Poi dopo lui ci mette. Questa è l'ora di mostrare quanto valemo. Forza Roma, forza Lupi. Quando entrate in campo e ricordate. Ma io sono pienamente d'accordo con Riccardo, 100%. Ma io dico una cosa, no? Lui che dichiara. Io sono innamorato pazzo di lui. Lui dichiara Roma, amore per Roma. Danno 5 e mezzo, secondo te ci arriva a fine del mese con 5 e mezzo? Simmo fa De Rossi, ci rimango male. È così, io so, cioè, lui mi dichiara amore per sempre. E poi da 5 e mezzo, Mario, ma sai quanti sono 5 e mezzo? Io lo faccio 100 video. Sì, posso? Sì. Tu mi dici. Se De Rossi non avesse fatto. Se parliamo del professionista, lui fa bene andare a sapere i soldi. Io da domani per me lui diventa giocatore. Tu hai mai sentito da Daniele De Rossi dire io sono capitano futuro, gli altri non contano. Anzi, noi abbiamo detto anche che gli andava stretto. E che gli portava però male. Tutta la sua romanità, il suo essere romanista l'abbiamo sentito. Quante volte ci siamo in no, uno non può essere romanista e va via. Alla Tottina è romanista. Senso che secondo me una società importante che mira a vincere deve far rimanere un giocatore così importante se lo riteniamo importante. Attenzione, non è che uno dice una cosa simile, non è che va contro nessuno, dice una sua opinione rispettabile o meno, ma insomma la dico, perché non è possibile che hanno sempre ragione tutti. Rossi c'ha ragione, a Roma c'ha ragione, quelli c'hanno ragione, hanno ragione tutti, non lasciamo stare. Ma è un'assurdità proprio economica, è proprio un'assurdità dell'economia. Fermo restando che sono tifoso da Roma e resterò finché moro tifoso da Roma, non posso concepire che un giocatore come De Rossi possa percepire 6 milioni netti all'anno più i bonus. Quello ha fatto un contratto, gran tifoso da Roma, grande amato, de 7 milioni, cioè 14 miliardi all'anno. 14 miliardi alla Roma, un miliardo sa quanti sono? Un miliardo sono 1.000 milioni. E se tu 1.000 milioni ce l'hai al mese, vuol dire che tutti i giorni che vuoi uscire con tua moglie sotto braccio, puoi spendere 33 milioni del vecchio cogno. In un mese 1.000 milioni diviso 30 giorni fanno 33 milioni, pure 34. E siccome c'hanno i figli piccoletti, i ragazzini piccoletti, questi giocatori qua, se un giorno il pupo sta male che c'ha la cacarella, amore, oggi non possiamo uscire che il pupo c'ha la cacarella, vabbè, domani spendiamo 66 milioni. Ciao, tu hai capito? 66 milioni quello il giorno dopo può spendere. E tu stai lì e ridi con la telecamera. Io mi incazzo sul tassì e questi buttano 66 milioni perché il giorno prima non hanno potuto spendere che il pupo c'aveva la cacarella. Ecco qual è la vita.